questo è il momento della mia carissima amica, oltre che amica, ma è una grande artista. Ragazzi, mica, cioè, voglio dire, qui non stiamo a pettinare le bambole, andiamo a cercare il meglio del meglio, non c'è, insomma, mica. C'è la grandissima Valentina Curzi in linea con noi. Ma grazie, veramente sto arrossendo, troppi complimenti. Che spettacolo! Comunque è sempre un gran piacere. Ma non mi dire. Sì. Sì, è vero, ci sono delle cose più belle rispetto ad altre. Questa è una delle interviste secondo me più belle, perché abbiamo instaurato un rapporto bellissimo. Assolutamente, ma ci mancherebbe. Io sono molto, molto alla mano. Più che intervista, è una chiacchierata quella che faccio di solito. È vero, è vero, è una chiacchierata fra amici, è vero. Senti, volevo dirti, Vale, cioè, mi hai lasciato il Salento così di punto in bianco, proprio in un periodo dove il sole la fa proprio. Che so, è imponente, da padrone, diciamo, ecco. Come mai sta roba? È partita un po' la comunicazione, non ti ho sentito. Ho detto che mi hai lasciato un po' il Salento così in balia del sole. Perché mai sta cosa? Recupererò. No, è vero. No, hai ragione, recupererò al più presto. Ma allora, piuttosto, tu che sei nelle Marche, come andiamo là? Insomma, questa notte ci ha fatto ha tremato ancora la nostra cara e bella terra, quindi non ci lascia in pace. Noi marchigiani, come tutti gli italiani, non ci manca. Ma anche gli umbri, per la verità. Anche gli umbri. Noi con Bastia siamo molto vicini, siamo molto anche con Perugia, perché noi abbiamo l'altra postazione lì di Centro Italia, e quindi ci interfacciamo un attimo anche con le notizie, eccetera, perché sul canale delle comunicazioni c'è anche la necessità di carpire notizie sullo stato delle cose lì. Mi sembra che non sia tanto bello, No, il problema è che veramente sembra non finire mai, non ci lascia in pace, scosse comunque importanti, non sembrano scosse di assestamento, quindi ci fa paura, come normale che sia, ma dobbiamo andare avanti, perché assolutamente nulla si può fermare. Io non so se tu eri collegata poco fa, io ho letto un messaggio che ci è arrivato dagli ospedali di Bologna, che dice... lo rileggo perché mi ha veramente colpito, naturalmente ci arrivano i messaggi, e lo rileggo in questa occasione proprio quando c'è una delle care amiche del Residenza della Musica, ma anche molto sensibile, la nostra Valentina. Dice allora, una ragazzina speciale che presto lascerà questo mondo a causa del cancro. Dice: a questa ragazzina rimangono pochi mesi di vita e come ultimo desiderio ha voluto mandare questa lettera per dire a tutti di vivere la propria vita pienamente dal momento che lei non potrà farlo. Quindi, professore Alessandro Cicognani, direttore Università Operativa di Pediatria, Università degli Studi di Bologna, Policlinico Sant'Orsola. Quindi ci ha mandato questo messaggio e ci ha pregato di divulgare questo messaggio. Io l'ho riletto proprio in presenza tua. Voglio dire, diamoci forza, facciamoci forza. Perché questi messaggi fanno davvero riflettere, perché veramente finché siamo qui in questa terra, anche se trema, dobbiamo andare avanti. Assolutamente, sempre. Assolutamente. E poi sappiamo, insomma, i marchigiani sono tosti pure, dai. Marchigiani, gli umbri, insomma, siamo un popolo, gli italiani, che oltre ad avere grande sensibilità, siamo molto forti, no? nel cadere e rialzarci e ripartire, perché questo è il senso della vita. La vita purtroppo ci riserva un sacco di storie che non sono assolutamente tutte quante positive, no? Ci sono pure i problemi. E quindi insomma, questa è la vita, del resto, ma l'importante è rialzarsi sempre, da imparare dalle cadute, che purtroppo a volte non sono da addebitare a noi stessi, ma anche alla natura, come in questo caso. Ma bellissima cosa. Cioè, allora, io adesso volevo evidenziare la sensibilità di questa donna, della Valentina Curzi.
Grazie, troppo gentile. È un'intera metà, perché semmai dovesse essere completo proprio, cioè la dose intera sarebbe più che intero, eh? Sarebbe più che intero, assolutamente. Senti, sì. che è nata in un piccolo paesino delle Marche, dice, ma insomma, esatto. La prima, a 10 anni tu mi hai cantato la prima canzone, mi hai cantato. 10 anni, sì, ho scritto la mia prima canzone. E me l'hai cantata pure? Sì, ho sempre odiato giocare con le bambole, ho sempre preferito altro. E quindi giocavo su questi tastini del pianoforte di mia nonna. Che e è nata la mia prima canzone. Non bella, sono sincera, non era mica bella, veramente bruttina. Però vabbè, diciamo sempre così, perché poi anche Zucchero quando cominciava diceva no, è una canzoncina di 4 soldi era quella che ho fatto. Ma poi perché bisogna sempre migliorarsi, mai fermarti appunto, a nulla. Appunto, lui lanciò La notte che vola via, ma questo, voglio dire, non è un motivo per dire che Valentina Cursi, per esempio, possa valer di meno di Zucchero. No, mettiamoci in competizione qui, altro che insomma, allora aspetta, io devo dire la verità, mai di paragonarmi a nessuno, non puoi paragonarti, perché tu sei Valentina Cursi, e che oltre ad aver studiato questa architettura degli interni e tutta sta roba qui, che io conosco bene per la verità, e che non è la prima volta che ci siamo incontrati così telefonicamente, tu ci dai dentro, quando pigli una cosa che devi, un obiettivo che devi perseguire, riesci a raggiungerlo in un modo o nell'altro. Ma sì, perché siamo su questa terra per fare cosa? Per veramente pettinare le bambole, come dicevi tu. No, siamo su questa terra proprio per dare tanto. E cresciamo per cosa? Solo per invecchiare? No, ma per imparare di più, per darci dentro e cercare di fare il meglio quando si può, finché si può, con i propri limiti, perché ognuno di noi li ha. Quando si dice la tua metà, le due metà, no? Dov'è la tua metà? Perché poi la mia metà. C'è una tua metà. Quindi la tua metà, che con l'altra metà che tu rappresenti, formano un intero, no? Una cosa intera, no? Diciamo. È vero. L'altra metà può essere un amico, un parente. Nel mio caso è mia madre. Io credo Non me lo dire! Non me lo dire. Lei è non magica. Siamo due persone. Ma siamo lei è persona. Magica! Vale, lei è una donna magica, secondo me. Sì, sono veramente fortunata. Sono fortunata. Beh, ogni figlio può dirlo, quasi. Assolutamente. Della propria madre, dobbiamo dirlo. Noi siamo talmente simili che siamo un intero, non siamo mica due persone. Mica che forte sta cosa. Sta cosa è bellissima, dai. Beh, adesso che la chiamo, perché la devo chiamare anche lei. Eccola. La devo chiamare. Perché con Vic Mattiero sai che mi fa anche la moda un po', tutte queste robe qua. Ma tu non me la fai la moda un po'? Io no, la lascio a lei. Vabbè. Ognuno del suo. La lascio a lei. Senti, hai cominciato a promuovere, grazie alla nostra amica Riccarda Meda. Sì, che la salutiamo. Assolutamente. Hai cominciato a promuovere questo tuo pezzo, che risulta essere abbastanza interessante, devo dire, Sì, parla, è un pezzo che ognuno ci si può identificare, perché magari ognuno di noi, ripeto, ha una persona così speciale, importante, ha un rapporto speciale, quei rapporti che davvero non servono le parole, ma basta uno sguardo. Certo. E sono rapporti speciali, ecco, in questa canzone, a parte il mio, che io parlo di mia madre, ognuno ci si può identificare con un amico o un compagno, una compagna. Certo, sono certo. Rapporti rari, ma che esistono. Assolutamente, e ecco, da qui parte la sensibilità, no? Perché insomma un lieve, come dire, attimo di riflessione, parliamo di lieve perché se no diciamo forte, riflessione, un lieve attimo di riflessione è nei tuoi intenti, c'è, no? Pronto? Ecco, ci sei? Parte di tanto. Ho detto, vabbè, lo ripeto molto volentieri, diciamo, un lieve momento di riflessione, i tuoi intenti c'è?
Sì, c'è la riflessione. C'è la riflessione e ci deve essere sempre, sì. In ogni cosa. Ma c'è una paura di sbagliare, che dici, Vale? Ma la paura credo sia insita in ognuno di noi, nell'essere umano la paura, anche perché a volte credo anche che un po' di paura serva. Sì. Non amo molte le persone che dicono no, paura di nulla, non è possibile. La paura a volte che ci fa riflettere, ci fa fare quel passo indietro che ci può anche salvare da qualcosa, non dico la vita, ma da qualcosa di più brutto. Là quindi la paura serve. È vero, c'hai pienamente ragione, secondo me. Non troppa, perché a volte ti terrorizza, ma quella sana paura serve. Ecco, è una paura, una più che una paura, un'ansia, una riflessione, diciamo. Sì. Una riflessione che appunto viene determinata da questo stato ansioso che sicuramente rispecchia appunto la paura, no? Sì, che poi oggi forse la paura più grande dei nostri giorni è la paura del veramente ci sentiamo in bilico, questo è l'insicurezza che certo. Però andiamo avanti, magari proprio questo senso di sicurezza che ci fa dalla voglia. Ecco, ti mantiene forte. Senti, allora, piuttosto, insomma, tu sei un fiume in piena, peggio delle persone che inventano le strategie non solo di mercati, ma no, tu mi vai in giro in tutto il mondo a fare cosa? Oltre che naturalmente a fare le tue rappresentazioni musicali, diciamo. È vero, viaggio molto e sono un fiume in piena, chissà da chi avrò preso, tra l'altro, da una signora che arriverà dopo in linea. Sì, vabbè, ne parleremo anche con lei, ecco, per non essere tanto brevi, insomma, poi alla fine bisogna parlarne anche con Madame Nenella, perché se no... Senti, allora, quindi che cosa ti porta ad essere così, propositiva, ricercare sempre qualcosa di molto a volte anche complicato, no? Sì, niente semplice, quindi questa voglia di ricercare sempre le mie passioni, le porto avanti sempre. La musica è la mia più grande passione e troverò sempre tempo, perché anche se oggi si è sempre impegnati, il tempo per ciò che si ama davvero si trova. Assolutamente. E quindi per la musica la mia più grande passione, veramente metto tutte le mie energie e devo dire che stanno nascendo anche tanti bei progetti. Sì, E incrociamo le dita. Sì. Che bello. Sì. Vorremmo essere i tuoi sostenitori in questi progetti. Magari anche perché se si è positivi qualcosa deve arrivare. Sì, magari potessimo prima o poi potessimo partecipare, diciamo, anche per alleviare le tue fatiche, perché si può pensare a tutto quanto in modo proprio morboso come fai tu, è vero. È vero, tanta fatica ma a volte paga. Che forte, dai, no. Poi passa la foto e quella sulla pagina, ma ci scrivono, sai? Salutami Valentina, che io ho conosciuto in Salento, che è Roberta si chiama. Ma fantastico, ma un saluto, un bacio, un abbraccio a tutti. vedi com'è. Poi allora ricordiamo che in questo momento ci stanno ripetendo da 19 regioni in Italia, quindi sarà sicuramente una bella cosa felice, no? Quella di poter sentire magari un'amica come Valentina. E poi scrivetegli, cioè diamogli una dritta, dai. E che tu mi stai sempre così riservata, ecco. Dagli una dritta dove possono scriverti, dove possono parlare con te. Dai. Ma come no? Certo, a parte c'è la mia pagina Facebook, Valentina Cuzzi, e la mia pagina Instagram, e ovviamente sarò ben felice di rispondervi. Come no, di farci una chiacchierata. Senti, quanto ci metteresti, per esempio, per ideare, perché so che sei anche una stilista maschile tu, è vero? Sì, senti, è vero. Mi idei una cosa che, uno smoking per me, per uno di grossa taglia, tripla XL.
Ma no, ma che ci vuole? Ma come, come che ci vuole? Ci vorranno 6 metri di stoffa, 7 metri, non lo so quanto. E peso ma un quintale, no. È vero che sono un po' alto, però sai, dai, è un quintale di roba, insomma, come fai? Beh, i vestiti quando si riempiono sono secondo me più belli rispetto a quando risultano vuoti. Quasi, ben vengano le forme. Sì, assolutamente, quasi quasi che mi faccio una passeggiata lì, che so, così mi pigli le misure. Non lo so, devo parlare però con Nella prima, vediamo che mi consiglia. No, più per le altre cose, perché non vorrei poi, insomma, ecco, dimenticare tutte le altre cose che ci sono in questa azienda bellissima, no? La Vic Mathieu, sì. È vero. Senti, allora, sì. Questo pezzo tu lo hai fatto in modo da doverlo o poterlo includere in qualche progetto, diciamo, più corposo, no? Che dici? Ma per il momento adesso è un singolo. Sì. Però sì, mi piacerebbe poterlo includere in un bel progetto di altri pezzi inediti, perché no? Sì, c'è questa idea. E dici che, insomma, ci vorrà tanto tempo prima che tu, insomma, possa evidentemente, insomma, tirare fuori il carattere, insomma, per portare a compimento questo progetto qui, Ma no, non credo poi che ci voglia così tanto tempo. Poi dipende, in realtà, il tempo serve anche per tirare fuori delle belle cose, quindi ci vuole un po' di tempo, sì, certo. Ma non così tanto. Ecco, senti Vale, allora ascoltiamoci il pezzo, poi io ti saluto e nel frattempo peccato, ma ci risentiamo, no, guarda, ecco, non mi trascurare questa roba qui, perché la nostra, io vorrei venire lì a impiantarne una proprio lì nella vostra dimora, una radio dove voi in un'ora della giornata, sa, andate lì, dice, beh, facciamoci una bella puntatona tutta dedicata alla musica, che dici? Bellissima, sarebbe fantastico. Guarda che vengo davvero. Magari potrebbe realizzarsi. Sì, che si può realizzare. Che collegamento col Salento, scusa, tu sei mezza salentina, che vuoi? Appunto, tutte le estati sono lì. Ecco, amo il Salento. Ecco. Vedi Roberta che ti saluta, insomma, più di questo cosa vuoi? Allora, io direi di approfittarne in questo caso ascoltando questo pezzo meraviglioso, secondo il mio modesto parere. Intera metà, ecco, le due metà che si fondono per proporre una vita tutta ad un pezzo, facciamo, ecco, diciamo così. È vero. Una vita tutta ad un pezzo, è vero? È vero, all'unisono. Allora senti, tu rimani lì, non mi sparire, certo, perché sono capo. Anche perché poi mi viene l'ansia se ti perdo, dove sarà andata? Vabbè, senti, no, rimango ferma immobile. Intero a metà, Valentina Cursi, sentitela quanto è brava. Che è che grida dietro? No, è la strada. Ah, è la strada. Vabbè. Sentiamo questo pezzo, dai, che bello, dai, sentiamolo.
Mamma mia, che bella! Perbacco, perbacco. C'è l'applauso. C'è l'applauso pure, Vale. C'è pure l'applauso, sì. Senti? No, anche l'applauso, però. Mica, no, che sì. Forte! Oi, 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 oi. Beh, allora, io dovrò ascoltarlo ancora un'altra volta. Allora, teniamo conto che appena cominciamo la trasmissione, quella trasmissione qua che facciamo tutti gli anni verso il periodo di Pasqua e di Natale, vuol dire il periodo di Natale, e facciamo una trasmissione proprio che parla di cuori infranti. Cerchiamo di procacciare anche le coppie, vediamo un po' se riusciamo ad unire due cuori, due metà. Esatto, due metà. Esatto, due metà. Vediamo. E mi raccomando, scaricate anche il pezzo. Beh, no, in prima battuta facciamo una cosa, andiamo su tutti i siti per i downloads e diciamolo anche quali sono, Amazon piuttosto, esatto, che iTunes, eccetera, e quindi scarichiamo sta roba, perché insomma, allora, no, voi state fermi dall'altra parte, non chiamate più perché non posso passarvi in diretta, sono guai. Quindi allora quella cosa di cui vi ho parlato perché ho dimenticato, ho detto questa cosa si chiama intero a metà, questa cosa intero a metà, intero a metà. Ricordatevi Valentina Cursi, una grande artista, una grande donna, una rappresentante del futuro, dobbiamo dire, italiano, perché lei sicuramente avrà tanto ancora da dire, tanto ancora da fare, da proporre, da inventare soluzioni della vita, soluzioni del mercato, soluzioni per l'Italia, per noi stessi, ma anche per lei, no? Che immagino abbia bisogno, insomma, di avere ogni tanto delle soddisfazioni, e spero che arrivino prestissimo per te. Speriamo, incrociamo le dita, e poi si fa sempre quello che si può. Sì, perché poi naturalmente ci sono proprio i momenti più opportuni per poter appunto proporre le cose belle della vita, no? Che possono essere sia le canzoni cantate con estremo attaccamento a questo filone, insomma, della via, che è la musica, no? Che è ampio, e quindi bisogna dare anche una bella interpretazione, no? Se si vuole, così come bisogna dare tutto se stessi in tutte le necessità di vita, i progressi e qualsiasi altra cosa. Che dici? È vero, anche perché almeno si può dire io ho dato tutto a me stesso, perlomeno ci ho provato. Brava. Poi almeno non si ha rimpianti. Brava. Sono felice di averti avuta qui, Valentina. Io più felice, veramente ancora più di voi. Ho bisogno di risentirti sempre, guarda, che mi sento meglio, guarda, giuro. Mi è passata la fame, che non mangio più oggi. Effetto medicina, allora. Effetto medicina, perché tu sei così dolce, così brava. Complimenti anche alla tua metà, in questo caso, che ha saputo scegliere, evidentemente. Grazie, non so cosa dire, mi togli le parole. No, che è strano, perché di solito ho sempre la risposta pronta. Significa che sta di fatto che io ti voglio qui, e no, guarda, mi sono emozionato, onestamente, quasi quasi mi metto a piangere, per la verità. No, tornerò. Ma vengo io da te, altro che. Va benissimo. Ecco, prepara un chilometro di roba, che come si chiama, di tessuto che mi devi vestire in un modo o nell'altro.
bene, me la fai così, non mancherò, sarà fatto. Senti, allora Valentina Cursi, non dimenticate, tanto andate poi a rivedere questo questa breve chiacchierata su YouTube piuttosto che in podcasting, collegandovi con il Residenza della Musica. Valentina Cursi, Intera Metà, grazie di cuore, grazie a Riccardo Ameda, grazie a voi, grazie veramente affettuosamente, e cercate di scaricare questo pezzo, cacchio, mi raccomando. Oh, ecco, dai. Ve lo mando in onda tra poco nell'Empiglia con 10 minuti di moda, tutto in velocità. Grazie, Vale. Ciao, un abbraccio. Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Vivila, vivila, vivila. IRDM, IRDM, IRDM.